Oggi la dieta mediterranea. La dieta mediterranea è il modello nutrizionale nato negli anni 50 in Grecia, poi Spagna, Marocco e soprattutto Italia, che vanta la primogenitura di questa tradizione radicatasi negli anni post-bellici e del boom economico grazie ad un biologo americano, Ansel Keys, l'americano che insieme ad un gruppo di medici, eccolo qui Ansel Keys, il mitico fondatore, ma assieme ad altri della dieta mediterranea, assieme ad un gruppo di medici, lo vedete in questa foto, tra cui il finlandese Martti Carvone, l'americano Jeremiah Stemmler, gli italiani Flaminio ed Alberto Fidanza, partendo dal Cilento, svilupparono un modello di vita centrato su un'alimentazione povera, basata soprattutto su amidi come pasta e pane, i legumi, l'olio d'oliva, qualche formaggio, vino, frutta di stagione ed un uso sporadico di carne e pesce. Questa tradizione, diffusa soprattutto tra i contadini del Cilento e poi del Sud, ha fatto e fa ancora il giro del mondo. Ma proprio da noi negli ultimi tempi è stata un po' questa tradizione è stata dimenticata, tanto che oggi molti di noi, pur vantandoci di avere questa tradizione e sostanzialmente conservandola nel nostro DNA nutrizionale, abbiamo sposato un po' gli stili nutrizionali americani o anche di altri paesi. E per parlare di dieta e di stile di vita mediterraneo, un po' dimenticato, è collegato con noi da Roma l'ultimo personaggio straordinario, l'ultimo superstite vivente del gruppo KISS originario, il professor Fidanza. Benvenuto, professor Fidanza, che è stato recentemente insignito della decima medaglia d'oro per meriti scientifici ed accademici. Eccola qui. Sono le immagini del premio al professor Fidanza, il decimo, dall'Ordine dei Farmacisti della provincia di Roma. Fidanza è stato professore ordinario di fisiologia generale e preside di facoltà per molti anni all'Università La Sapienza di Roma, dove grazie a lui è nata la scienza della vitaminologia dopo la scoperta della sua eccezionale funzione protettiva sull'organismo umano. Professor Fidanza, dunque, si parla e si scrive tanto di dieta mediterranea come esemplare stile di vita, ma intanto l'Italia mangia male, siamo primi in Europa per obesità giovanile e la Campania è la prima regione italiana per bambini obesi, una contraddizione clamorosa per essere la regione che ha dato i natali alla dieta mediterranea. Professor Fidanza, quindi cos'è che non ha funzionato, cos'è che non funziona da noi? Verificare e questo ha dato dei risultati notevoli importanti perché
malattie cardiovascolari a seguito di questo, di questa alimentazione mediterranea sono ridotte in America del 20-50%, sì. Quindi meno ictus, meno emorragie cerebrali, meno danni all'apparato cardiovascolare. Sì. Sì, infatti lo diciamo sempre anche noi, dieta, dieta mediterranea, la dieta, la parola dieta è un termine improprio, oggi meglio parlare di stile di vita mediterraneo e anche di alimentazione, come dice lei. Ma oggi la dieta mediterranea, professor Fidanza, è anche molto criticata, ad esempio dal professor Lemme, il farmacista, eccolo qui, autore della rivoluzione dimagrante, che avrebbe fatto dimagrire Briatore, successo poi contestato da tutti perché Briatore avrebbe fatto un drastico lifting facciale. Lemme definisce la dieta mediterranea una trovata commerciale, aveva come oggetto i pescatori di quel tempo in cui mangiavano pane duro integrale e pesce appena pescato, e lui contesta che si vuole trasferire quel modello ad una società che oggi consuma di tutto. Insomma, andrebbe quindi, professor Fidanza, andrebbe precisato a cosa va riferita, un po' limitata oggi la dieta, lo stile di vita mediterraneo, lontano dalle scienze, come dalle esigenze commerciali, insomma una specie di guida aggiornata della dieta mediterranea. Cosa pensa della posizione del professor Lemme? Ma io queste critiche di questo farmacista, che ho incontrato anche in una trasmissione, ho definito che sono delle critiche senza nessun fondamento scientifico, quindi non le possiamo neanche prendere in considerazione. Io le respingo e le rigetto proprio con convinzione, perché questo farmacista non è uno studioso, non è un ricercatore, non è uno che ha insegnato per 70 anni nell'Università della Sapienza di Roma e il cui testo, la fisiologia, è stata seguita, sì, da centinaia e centinaia di ricercatori, di studiosi. Prima di parlare, di fare critiche, bisogna avere le carte in regola. Lemme non ha le carte in regola. Sì. Ecco, insomma, quindi Lemme non ha le carte in regola, quindi non può parlare, giustamente, come dice lei. Andrebbe quindi precisato a cosa si va riferita, insomma, limitata oggi la dieta mediterranea. In conclusione, da questa intervista, professor Fidanza, noi deduciamo che la dieta mediterranea è lì, perfetta, inossidabile, ma che va interpretata e anche aggiornata ai nostri tempi. Lei come la interpreta su se stesso, per essere, io la vedo così, in forma? Professore, lei quanti anni ha? Io ho appena 93 anni e mezzo. Sono in perfetta efficienza psicofisica, sì, grazie, sì, all'alimentazione mediterranea che io seguo e anche alla mia dieta, perché io da 2 o 3 anni sto proponendo al mondo la dieta del professor Alberto Fidanza, 2 punti, mediterranea salutare. Perché salutare? Perché è diventata uno schema di dieta particolarmente salutare, in quanto si considera l'aspetto quantitativo degli alimenti da assumere. Questo è importante. Allora diventa dieta. La dieta deve essere uno schema che prevede, come io propongo, non più di 1200 calorie da assumere quotidianamente. Perché 1200? Perché il dispendio energetico oggi si è ridotto enormemente con l'automazione, con tutti i computer, con tutte le macchine. L'individuo oggi non fa più attività fisica o la fa molto limitatamente, e quindi ecco perché bisogna ridurre anche l'apporto, l'assunzione di alimenti della quantità. Bisogna, noi purtroppo in questa nostra campagna abbiamo contrari tanti, perché andiamo naturalmente a sollevare problemi anche di interesse economico notevole, perché oggi più che altro è sotto accusa anche l'assunzione di quantitativi eccessivi di saccarosio, di zucchero e di glucosio, che oggi come oggi si sta dimostrando che ci sia una certa dipendenza dai prodotti dolciari. Ecco perché tanti ragazzini mangiano le merendine, mangiano tante altre pizze,
corrispondenza da questo tipo di alimentazione. E poi c'è un'offerta enorme da parte dei supermercati. Ogni volta che uno va in un supermercato vede proporre tanti prodotti che inducono, diciamo così, ad acquistarli, e allora ecco che l'alimentazione mediterranea non esiste più. Quindi dobbiamo adottare questo schema che io propongo con questo mio libro. Questa è la mia dieta, la dieta del professor Alberto Fidanza, mediterranea salutare. E in questo schema è previsto che le 1200 calorie siano così ripartite: 200-300 calorie alla mattina alla colazione, 500 calorie da assumere con gli alimenti a pranzo, piatto unico. Questo è importante, bisogna cambiare completamente il nostro sistema di alimentarsi. Io propongo il piatto unico sia a pranzo che a cena, rappresentato a pranzo per esempio da pane, da pasta o riso, e la sera da carne o pesce. Sì. Con questo schema, verdure, naturalmente, queste consumarle sempre, frutta e verdure consumarle sempre. Sì. Però con questo schema io ritengo che abbiamo già fatto una larga sperimentazione di quasi un migliaio di persone che sono alimentate in questa maniera, e abbiamo riscontrato che si hanno notevoli risultati per mantenere la efficienza psicofisica della vita. E io ne sono un testimone, perché io, come ho detto, mangio così e sto bene, in gran salute, però c'è un fatto molto importante che voglio aggiungere, che con una dieta così ridotta diventa d'obbligo l'assunzione di complessi vitaminici protettivi, perché con quel tipo di alimentazione ridotta, i quantitativi ridotti, ci sono più elementi per i quantitativi necessari: la conservazione degli alimenti, la cottura, sono tutti fattori che riducono la quantità di vitamine che c'è presente, e quindi io ritengo che sia d'obbligo, se si vuole stare veramente bene e mantenersi in forma, prendere anche quotidianamente, sempre, dei complessi vitamini. Bene, siamo alle conclusioni. Abbiamo iniziato l'anno, abbiamo voluto iniziare l'anno con questo segnale così forte verso un'alimentazione, come dire, salutare, lontani da tutte queste tentazioni a cui accennava il professor Fidanza, che ringraziamo tantissimo. Grazie, oggi siamo onorati e orgogliosi di avere intervistato l'ultimo epigono del grande gruppo di Ansel Keys. Grazie professor Fidanza, altri 100 anni come questi gliele auguriamo.